quando io rompo la storia, cioè finisce la relazione, la conoscenza con Gloria, lei dice è un vero peccato, guarda, non mini gli occhi, no? No, allora se non è così, allora ho capito male. Aspetta. È un vero peccato per il tuo carattere, vabbè, non so che parla cosa. Parla lui, parlo io. Parlo io. Allora io le dico là, dico peccato, perché nonostante io mi sia comportato... Ma dico io, ma anche sbagliato in questo momento, no? Che tu stai cercando di mettere in due parole. Parole. E parlare con lei. Due parole. Lo dico, tempo che non mi sentite? Le parole, Armando, ogni volta rispondere che mi metto al centro studio, sì, però con persone che ti danno fastidio a te, mi dispiace questo, che è Diego e casualità Riccardo. No, perché Diego non c'era proprio quando io ci conoscevamo. L'altra volta, quando io uscivo con Diego, tu mi hai fatto così. No, non c'era mentre ero lì. Che ti piaccio più a lui. Più io a lui. Hai fatto così. Mentre ero lì. Mentre ero lì. Hai detto questo, allora, Diego non c'entra dato che niente, infatti si evince che ti dà fastidio braciere, ti dà fastidio che non ti ho dato l'altra chance e l'hai ripetuto questo lì, è tutto Gioia, qua, non gira è tutto questo intorno tu, a questo, quando io ti dico togli tutto qua, ascoltami, basta. Quando io al centro studio ti dico togli tutto da mezzo, lascia stare, mi sono comportato male, tu mi guardi e dici Arma, adesso no, come adesso no, il peccato non adesso come adesso no. Poi ti siedi lì, mi guardi e fai un vero peccato. Ma adesso, per il mio modo di essere. No, che giorno, tu, che mese, che anno studio, è stata detta questa hai detto, cosa? Adesso come adesso non riesco con te. E io feci, ma adesso come adesso che significa?